Allora, non vedete, spero mi sentiate, non vedete tutto perfetto, vedete, questa è una cosa usata, è anche un po' rotta. A me non mi interessa che nei video sia tutto perfetto per voi, io vi faccio vedere le cose vere, quindi questo è ancora utilizzabile, è rovinato perché lo si usa, però non è che prendo le cose nuove solo per farle vedere nei video, ecco. E cerco adesso di mettere tutto qui dentro, no, forse questi no. Questi li riapro così, ci stanno, sì, e poi li tengo qua. Questo è veramente comodissimo. Adesso non so se vedete, non è pulitissimo perché non sono briciole. Noi raramente mangiamo sul divano, a volte d'inverno con i film, però mettiamo sempre un asciugamano, una tovaglietta. Queste bricioline che vedete sono, a parte qua ci sono dei capelli, non mi ero accorta, scusate, vado a buttarli. Ecco, questo dalla prova provata che sono video veri e non vi mostro le cose tanto per farvele vedere. Allora, questo secondo me è la struttura del divano, che vi ricordo è un divano di poltrone e sofà, che si sbriciola, perde del legno, non lo so perché. Non possono essere briciole di cibo, non mangiamo queste cose, poi sì, è legno, vabbè, o legno e polvere in generale. Quindi nei prossimi video breve vedrete che svuoto tutto e con l'aspirapolvere è veramente un attimo, quella lì che io a mano, però non lo facciamo adesso perché ho altre cose da fare, non ho voglia, lo facciamo un'altra volta. Quindi questo. Sembrava che fossero due. Questi comodissimi, sono dei teli mare. Noi appunto siamo appena stati in piscina, come avete visto in un altro video. Sono leggeri, occupano poco spazio se hai solo anche una borsa mare, che non hai voglia di portarti zaini troppo grossi, ma si asciugano, cioè ti asciugano e si asciugano velocemente, quindi quelli in cotone così li consiglio. Al contrario, non consiglio questi hanno una vita veramente, quindi come durata valgono, sono in microfibra, al di là che adesso io preferisco sempre tessuti naturali, quindi meglio il cotone, la microfibra comunque è sintetica, ecco. Perché questi sì, si asciugano, si tutto, si bene, occupano un po' poco spazio, ma secondo me quando si asciugano da non lavati, cioè che si asciugano perché li hai usati, prendono un cattivo odore, quindi non mi piacciono. Allora, io avevo messo qua da qualche parte un altro contenitore, un altro sacchettino, vediamo se li trovo. Ah, ci sei rimasto anche tu, ti stai nascondendo. Quindi questo si era nascosto, lo mettiamo qua anche questo. E qua inseriamo questi. Questi li avevo presi, sono di Paperino e li avevo presi quando i bambini erano piccoli con dei punti del supermercato, dell'Iter. E devo dire che sono ancora carini anche questi. Per l'adulto non sono grandi abbastanza, ecco, coprono una superficie, però ad esempio per mio figlio, oppure anche per qua a casa quando giocano con l'acqua in giardino, con le pistole d'acqua.
questo mobile salva vita. Allora, c'è un video dove faccio vedere che questo mobile prima conteneva il frigorifero, lo trasformo, come avete visto c'è il frigorifero esterno, e trasformiamo questo mobile in un mobile dispensa. Quindi con la vettura al microonde, dispensa, là in cima ci sono le tovaglie e qua sotto, ok. Adesso devo rimetterci mano, magari nei prossimi giorni insieme ci rimettiamo mano, perché c'è ancora il casino post scuola di merendine, devo capire quello che è scaduto, quello che non è scaduto, perché c'è sempre qualcosa che sfugge, avanza e scade. Questo fantastico, adesso vabbè, qua ci sono questi che mette mio marito quando svuota la lavastoviglie, non sa dove metterli, però veramente utile con cestelli, vabbè. Quindi andiamo a mettere la passata. Oddio, sto cimando con l'olio. Questo non è il suo posto dell'olio, l'olio va là. Però questa è alta e là non mi ci sta, quindi starò qua, ma adesso è quasi finito, ci libereremo. Anzi, lo lascio fuori che mi serve poi dopo a cena, non per il pollo, ma per condire l'insalata. Quindi qua mettiamo picciolina che sfugge. Le patatine che hanno qua sopra, questa è l'area aperitivo, questo in teoria fa parte più della colazione, ma adesso lo lasciamo qua, vabbè, niente, qua dobbiamo risistemare, ci sono anche le farine, allora i legumi vanno sopra, qua teniamo il tonno, il vino per cucinare, le scorte di marmellate, qua sopra sono tutte cose chiuse. Marmellate ne abbiamo, Niente, questa mi ha fatto venire una colina e questa qua piccolina la passaggio subito perché poi il pollo ci impiegherà un po'. L'ho lavata giustamente, così vi so, dico anche com'è, l'ho lavata. Allora, il sapore è buono, è matura. Posso dire questa cosa? Vediamo se sono inquadrata giusta, perché sto dicendo una cosa seria. La cosa seria che voglio dire, mi spiace dirla, però la dico perché comunque io voglio dire, questo video non è sponsorizzato da nessuno, il canale è mio, sono qui per esprimere me stessa e i miei pensieri, per darvi consigli, quindi allora. Uno dei motivi per cui ho smesso, siete storti, di andare all'Esselunga, al di là che poi era lontana così, e che era un po' più cara così, per la frutta, perché la frutta secondo me è congelata. Infatti questa è buona, il frutto, ma la consistenza della polpa come se fosse stato un frutto congelato e scongelato. Adesso non credo che si riesca a vedere, c'è la luce della videocamera. Vabbè, chi ha mai mangiato, insomma, conosce la sensazione. Rimane granulosa. E così mi ricordo le pesche e le mele. Secondo me non è che congelano, però secondo me per mantenere la frutta a lungo termine hanno le celle frigorifere veramente basse come temperatura e praticamente si mezze congelano. Quando si scongelano il risultato è questo. E per cui mi ricordo che anche la scorsa estate con le pesche Esselunga non erano buone. Adesso vi dirò queste, vi lascerò qua sotto un commento perché insomma ora che editerò questo video, prima c'è ancora una volta la spesa, insomma sto registrando tutto nella stessa giornata, è buona, però ti fa venire un po' nervoso, la consistenza non è così piacevole. Ecco, buono il gusto, ma al tatto si sente che c'è qualcosa che non va, al tatto della lingua ovviamente.
Però ve lo scrivo qua sotto se poi le pesche erano buone o non buone. Ne ho prese tre tipi: pesche gialle, pesche noci gialle, pesche noci bianche e pesche normali gialle. Quindi adesso queste a me piacciono un sacco, però questa. Allora, purtroppo i cetrioli sono andati e insomma piano piano sono morti, nonostante vengano innaffiati tutti i giorni. Vedete, lì ci sono dei cetrioli gialli, ma ormai andati, così ad esempio come questo. Ok, questo sta crescendo, ma niente, comunque mio papà ha detto che siamo ancora in tempo a piantare delle piante nuove, perché quest'anno veramente i cetrioli ne hanno fatti, scusate, mi metto a fuoco, ne hanno fatti pochissimi. Qua adesso i pomodori li stanno facendo, come avete visto abbiamo raccolto pomodori rossi e pomodori gialli. Secondo me i pomodorini gialli sono sopravvalutati, io preferisco comunque quelli rossi. E invece le zucchine, come avete visto, era 2 o 3 giorni che non venivo nell'orto e le ho lasciate crescere troppo, quindi sono quelle, però vabbè, sono buone lo stesso, non fanno tantissimi semi questa qualità, quindi sicuramente le andiamo a utilizzare, ecco, grigliate o trifolate nella pasta, nella frittata. Adesso magari vi farò vedere qualche ricettina, la faremo anche insieme. Qua, come vedete, l'orto ha bisogno, poverino, di essere un pochino ripreso in mano. Il problema è che fa veramente caldissimo, anche la sera si arriva molto stanchi tra lavoro e caldo e non si ha voglia neanche quando, diciamo, cala il sole di uscire e occuparsene. Di giorno è praticamente impossibile, fa veramente caldo. Qua sarebbe tutta da liberare, l'insalata ormai immangiabile. E andiamo a vedere le more come sono, se sono da raccogliere. Ecco, qualcosa c'è, magari la raccogliamo la mattina presto, che la usiamo ultimamente. Ai bambini piace molto il porridge e questa frutta, quindi le more, le pesche, le albicocche, gliele metto sempre. Quindi per ora le lascio lì, magari le raccolgo stasera o domani mattina proprio per la colazione.